hanno sempre parlato con disprezzo del jet set. E allora penso che questo un po' l'ho assorbito. Ma la vacanza è un concetto che ho sempre odiato, io, fin da ragazzo, devo dire. Disprezzo, no? Il viaggiare, 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 per viaggiare. È un modo in realtà di evadere da se stessi. Arte, storia, tradizioni, religione, questi i valori che nei secoli hanno fatto grande il nostro paese. Il nostro oro nero che ancora oggi attira turisti da tutto il mondo. Valori mai come ora minacciati da investimenti stranieri e una rapida globalizzazione. Se non ci fosse la storia dietro al patrimonio, avrei venduto ieri. Per la prima volta i principali amministratori del patrimonio privato più importante d'Europa aprono la loro casa e ci spiegano perché, invece di vendere tutto, hanno scelto una vita ritirata in un paesino della Ciociaria, spendendo tutto in restauri e turismo culturale e religioso e non facendo mai vacanze. La vacanza dovrebbe essere proprio questa occasione che abbiamo di approfondire le relazioni, concentrarci di più sulle cose che ci arricchiscono. 110 appartamenti in centro a Roma, Villa Panfili come residenza estiva, la collezione privata di quadri più grande d'Europa e più prestigiosa al mondo, con Caravaggio, Tiziano, Velázquez, Lippi, Borromini. Palazzo del Principe a Genova con letti e arazzi di Andrea Doria, una collezione di gioielli che getta ombra sui marchi italiani più famosi nel mondo. Noi tutti i nostri investimenti li mettiamo nel patrimonio. Diciamo, negli ultimi 20 anni, con le agevolazioni fiscali che c'erano sui patrimoni immobiliari vincolati, privati, noi abbiamo potuto restaurare tantissimo, aprire la Villa Genova al pubblico, rifare il giardino cinquecentesco, fare delle cose che mai avremmo potuto fare e mai potremo rifare. Non ama vestire e spendere più di tanto, quindi questo concetto un po' del lusso Questo italiano è non un le po' la mia appartiene. anima, sia perché io sono sia genovese sia scozzese. Questo un po' sarà. Io se mi piace un vestito lo compro e non mi importa proprio chi l'ha fatto. L'abbazia di San Fruttuoso, tenute a Valmontone, Lago Pesolo, Melfi e perfino l'obelisco e la chiesa di Piazza Navona. Queste le proprietà tra le quali è cresciuta Ghesine Doria Panfili. Però non erano proprio case di vacanza che uno andava a passare il mese di luglio lì o agosto. Beh, erano feudi principalmente, allora erano posti di lavoro per chi ci lavorava, un reddito di famiglia, un segno di potere anticamente. Ora trascorre il mese di agosto a Campocatino, Ciociaria, 2000 metri, paese più vicino con pochi amici, Guarcino, fuori dalle rotte mondane come da piccola quando era in vacanza con i genitori. Noi le vacanze erano sempre in famiglia, però eravamo abbastanza soli. Con marito diacono e 4 figlie. Massimiliano Floridi, già 2 volte nonno, è romano, ma ha le sue radici a Guarcino. Qui ha trascorso le sue vacanze ogni anno per tutta la vita. Per me questo è stato proprio, diciamo, ritrovare il senso della vita, no? Delle cose, perché senza le relazioni, senza questa appartenenza agli altri, siamo come delle cellule impazzite, no? Come dei tumori alla fine, perché ci riproduciamo ma non sappiamo a che scopo. Siamo andati tutti verso mare o verso le grandi città, no? O Pianura Padana o le coste. E l'Appennino è rimasto così. Ma qui si trovano però le nostre radici, no? Di quasi tutti noi, no? Quasi tutti noi dovremmo avere un paese come Guarcino a cui tornare almeno una volta all'anno e capire da dove veniamo, perché uno che non sa da dove viene non sa neanche dove va. È legato al luogo anche dalla fede religiosa che si respira grazie alla devozione a Sant'Agnello, patrono del paese. Dal Vangelo secondo Luca. Ci sono molte processioni in Italia che in realtà sono diventate solo folklore, non c'è più nessuna fede dietro. Vengono fatte per i turisti, no? A Guarcino c'è la fortuna invece che il patrono, la processione,
è il momento in cui tutte le famiglie si riuniscono, si rimettono le basi, no, delle proprie tradizioni, delle proprie radici. Padre nostro che sei nei cieli. Una fede che lo ha portato a diventare diacono della diocesi di Anagni e a fare di questa casa ideata da lui la residenza di famiglia dal lunedì al venerdì. Costruita su un rudere del posto, da fuori la casa è invisibile. Il vero lusso è poter decidere di fare quello che uno vuole tranquillamente, senza seguire ciecamente dove vanno tutti gli altri. Si entra da un tunnel che la fa sembrare un po' la residenza di Batman, un po' una navicella spaziale. Ogni angolo rappresenta uno dei quattro elementi della natura: aria, acqua, terra, fuoco. Ogni angolo ha una forma geometrica e una funzione che corrisponde agli elementi. Al centro una stanza montacarichi che porta dal garage al tetto slitte, auto, gatto delle nevi, cavalli a seconda della stagione. Dai quattro angoli partono quattro percorsi turistici che portano a quattro installazioni di arte contemporanea. Con mia moglie abbiamo pensato di rovesciare in realtà lo spazio vacanza-lavoro e quindi noi lavoriamo in un luogo normalmente di vacanza come Guarcino e viceversa, stiamo più in vacanza a Roma e a Genova. E non è male, chi può soprattutto fare un lavoro attraverso i nuovi media. Comunque sono in contatto con l'ufficio, con tutti quanti, puoi fare veramente tutto oggigiorno, basta che c'è una connessione internet. Ci dicono che viviamo in un acquario perché è talmente vetrata, no? C'ha tanti vetri che la casa è piuttosto aperta, no? Quindi chi scia ci vede magari che ci muoviamo dentro casa. A me questo fa così piacere, non è che mi disturba. Noi siamo abituati poi a una vita, quando andiamo in città, noi abbiamo addirittura il pubblico dentro casa, no? Io se apro una porta ho i turisti fuori dalla porta, quindi siamo assolutamente abituati a fare una vita, diciamo, pubblica.